Allora, buonasera a tutti. È il 17 di settembre, sono le 22:30 e Fabri, cioè io, è qui perché vuole mettere la tendenza ad essere presente alla sera, cosa per me non consueta. Infatti, ripeto, sono qui proprio per mettere la tendenza, nel senso che se tu decidi di mettere la tendenza da solo per te stesso, magari questa sera sarai rimasto coricato nel letto. Buonasera a tutti. Invece mi sprono non solo invitando la Trading Room che domani mattina riaprirà alle ore 9 con anche i tre moschettieri. Buonasera a tutti. Ma con tutte le persone che anche da anni mi seguono nel blog, per cui voglio mettere una tendenza veramente di gruppo. Ovviamente mettere la tendenza significa essere qui questa sera. Buonasera a tutti, prossima domenica, prossima domenica, prossima domenica. Buonasera a tutti, grazie, grazie, grazie. È bello essere qui, mi mandate energia. Ripeto, io, guardate, brevissimamente, ancora più dell'altra volta, io nella mia vita ho messo, buonasera a tutti, ho messo una tendenza ormai più legata, vabbè, io lo chiamo igienismo, per cui cerco di non mangiare cena oltre una certa ora e sulla fine buonasera a tutti, vado a dormire presto, questa è la realtà, se non ho altro da fare. È chiaro che poi in settimana, dietro le quinte, diciamo, non dico a quelli del mio team, ma sicuramente i miei amici che lavorano con me dietro le quinte, poi tardi si fa, però quando posso vado a dormire presto. Ecco, quindi onestamente io la domenica sera, se riesco, vado a dormire presto, mi addormento presto. Invece qui sono qui, mi ero già mezzo addormentato, ora mi sveglio, pronti, partenza via. Quindi, come procediamo? Per chi gradisce, che da qui fino alla fine dell'anno voglio la domenica sera fare questa sera inizio di settimana anticipato con chi lo gradisce, dove ovviamente non vi voglio tenere qui a raccontarvi le mie cose e farvi, tra virgolette, perdere del tempo. Voglio anche darvi degli spunti sui quali riflettere e dei tecnicismi, e già da stasera iniziamo. Poi pian pianino, appena per me sarà naturale anche parlare, ecco così, al gruppo alla sera, metterò un'altra serata, un po' a caso, nel senso che tendenzialmente più o il martedì o il mercoledì sera, ok? Per gli altri giorni ce li ho un po' più fissi ormai, però o il martedì o il mercoledì sera metterò ovviamente anche la tendenza di essere qui. Sempre troverete il link nel blog. Quindi alla domenica sera mi viene più comodo perché poi domani mattina chiudo questa riunione e si parte con chi è in trading room. Invece o il martedì o il mercoledì sera chiaramente ci sarà già la trading room aperta dalla mattina e poi nel pomeriggio 17, 18, 19 troverete il link anche nel blog per chi gradirà. Ovviamente non so dirvi quando lo metterò, nel senso il martedì o il mercoledì non ci sarà, o magari a volte anche il giovedì o il lunedì non ci sarà una data fissa, quindi vi dico così. Almeno una volta al giorno spulciate il blog, diciamo, da dopo le ore 18, ecco, o da dopo le ore 19. Avete capito? Pronti, partenza via. Allora, sono qui perché in realtà questa tecnica legata qui su questo indicatore in basso a destra, che è presente nella Trading Room, e per chi invece lo vuole mettere nel proprio PC, è presente nella Trading Room Pro, secondo me offre delle cose interessanti e importanti. E poi il trading si sta evolvendo. E quindi voglio dirvi un po' di robe. Prima di dirvi un po' di robe, semplicemente, ovviamente in realtà ve ne dico un'altra che fa parte di quelle un po' di robe. Allora, vi dico gli strumenti che seguirò e se vorrete potrete seguire. Siccome saranno più di uno, farò fare dal programmatore un programma gratuito che poi metterò, come lo darò? Ovviamente a chi è in Trading Room lo darò a Trading Room. Invece poi lo darò per un po' di domeniche sere, vi darò un link dove andarvelo a scaricare e ve lo terrete, perché il mio obiettivo sarebbe quello di tradare più strumenti. Poi dovremo parlare del fatto che questi strumenti potrebbero essere correlati, ad esempio, o altre robe. Però, ripeto, ragazzi e ragazze, è un percorso che, salvo imprevisti, mi terrà impegnato qui tutte le domeniche sere. Sicuramente non inizio la settimana, la domenica sera, facendo un webinar di mio stile o sul mio stampo o sul mio stile anche di 3-4 ore, no? Quindi adesso sono le 22:34, sono 4 minuti che parlo, aggiungiamo ancora un'altra mezz'oretta, saranno degli appuntamenti così di mezz'oretta, ok? Poi se c'è una sera da parlare per un'ora non è un problema. Le registro e nei giorni prossimi lo metto.
Nei giorni prossimi vi invito a guardare il blog. Adesso non ce l'ho ancora fatta perché sono un po' con degli arretrati, devo smaltire delle robe, però venerdì mattina della scorsa settimana abbiamo fatto un webinar con quello che ormai è diventato un mio super amico, che si chiama Pietro. Se spulciate nel blog trovate già delle sue esperienze, però nei prossimi giorni metterò le parti, quelle più salienti, del webinar che abbiamo fatto venerdì in Trading Room, dove c'era Pietro che sostanzialmente, tradando uno strumento che per alcuni, anche per me tra le altre cose, non è neanche far trading, però è partito un anno fa e dopo migliaia di operazioni tra test e reali eseguiti ha trasformato 1000 euro in circa 27.000. Con Pietro, come da tempo facciamo, ci siamo lasciati venerdì con un prossimo appuntamento tra un mese, poi magari un altro mese, e con lui teniamo traccia del suo percorso. Quindi vi invito poi a guardarlo perché potrebbe essere una maniera. Io ho deciso di fare questi webinar con Pietro perché secondo me lui ha dato dimostrazione, prova provata, che anche partendo con 1000 euro ci si possa capitalizzare per progetti più interessanti. Ok? Quindi vi invito così in settimana di passare un po' a passare nel blog. Datemi però magari da mercoledì o giovedì in avanti, perché ci metto un attimino a rielaborare il video e fare il tutto. Detto questo, vi butto un po' di roba addosso. Allora, questi sono, adesso qui sotto ho messo il currency screen specifico di EURNZD. Quindi comincio a dirvi che sostanzialmente, anche per facilità di lettura, dove verde è long e rosso e short, cosa abbiamo fatto? Parlo al plurale perché ovviamente mi sto facendo dare una mano dai tre moschettieri. In settimana uscirà poi anche l'app, quindi messaggi, scusatemi, i segnali che manderanno i tre moschettieri verranno inviati anche via app, quindi anche se non sei in quel momento nel sito ma è l'app sul cellulare, per dire, puoi ricevere il possibile eseguito da appunto eseguire, quindi l'operazione da fare. E questa cosa qui che stiamo discutendo adesso, per chi c'è questa sera, è anche un'idea per sfruttare anche da parte mia l'app, perché non è una tecnica intraday e quindi secondo me potrà tornare utile a molte persone. I segnali non saranno pochi, quindi io che cosa ho fatto? Su ogni strumento, quindi in questo caso per dire EURNZD, la linea verde sostanzialmente è il numeratore e la linea rossa è il denominatore. Quindi su ogni strumento, questo per chi è in Trading Room Pro e vuole poi proprio trovarsi lo stesso indicatore, no? Quindi numeratore verde, denominatore rosso, quindi in questo caso numeratore euro, denominatore NZD, ok? Poi che ne so, vedremo Audi Yen. Allora il verde sarà l'AUD e lo yen sarà il rosso, ok? Perché ve lo dico? Perché ogni moneta ha un colore specifico, no? Se io sposto di qui un attimo, allora abbiamo l'arancione che è GBP, il verde scuro che è l'NZD, il bianco che è il franco svizzero, il rosso è il dollaro, il giallo lo yen, il color acqua è l'AUD, il lime è l'euro e il magenta è il CAD, ok? Però di cui ho fatto questo. Poi, come vedete, comincio a farvi, ripeto, partire da qui se vogliamo organizzarci allo stesso modo. Quindi qui sotto voi, se non avete salvato nessun profilo, leggerete default, ok, se non sbaglio. Questa cosa qui l'ha fatta vedere Simone dei Tre Moschettieri l'altro giorno in Trading Room, quindi ve la ripeto, seguendo le sue indicazioni che poi mi ha mandato per iscritto, e anche Vale mi ha mandato per iscritto l'altra cosa che avevo detto. Domani o mattina o pomeriggio, a chi è in Trading Room, vi mando queste cose qui. Comunque fare il profilo è molto facile ed è molto comodo e non ti intasa la piattaforma. Quindi io in questo caso ho messo ovviamente il currency screener, poi sul currency screener l'ho contestualizzato come input e quindi lui mi mette solo le due monete che fanno parte dello strumento, tipo euro ed NZD. Gli ho cambiato i colori come vi ho detto, ho aperto poi euro GBP, euro yen, euro NZD eccetera eccetera. Poi cliccate qui dove io adesso ho scritto euro, ma voi avete scritto default, e eccolo qui, e default, e niente, poi salvate il profilo con il nome. Quindi ho salvato euro, li avevo messi in ordine, però qui poi me li ha messi evidentemente come voleva lei la piattaforma, ma va bene così. Quindi gli strumenti che analizzeremo e traderemo saranno gli euro, e quindi cliccando su euro la piattaforma caricherà, ovviamente l'ha fatto adesso,
caricherà i 6 strumenti. Poi andremo sul dollaro e ne avremo uno in meno, 5, e via a scalare fino a quando ne rimarrà uno. Tenete presente una cosa, ho tolto i franchi svizzeri, perché non è mia intenzione tradare né euro franco svizzero, né GBP franco svizzero, neanche dollaro franco svizzero, perché a grandi linee se traderemo o se dovessimo tradare dollaro franco svizzero praticamente avremo praticamente con buona probabilità un segnale anche su euro dollaro, visto che sono quasi sempre inversamente correlati e così via. Quindi dopo il dollaro ho messo lo yen, dove da 5 andremo a 4 strumenti, e poi ho messo GBP, vado a memoria, dove ce ne sarà ancora uno in meno, perché ovviamente non li andiamo a duplicare, ce ne saranno 3, poi ci saranno l'AUD, ce ne saranno 2, dopo li guardiamo tutti, e poi ci sarà l'ultimo, rimane l'NZD, che si potrà solo più scambiare contro il CAD, e quindi c'è solo lui, ok? Quindi questo sarà il giro che faremo alla sera, ok? Ovviamente tutte le sere in Trading Room, a partire dalla domenica sera, per arrivare fino al giovedì sera. Il venerdì sera non sarò mai presente in Trading Room, per il semplice motivo che mettersi in Trading Room il venerdì sera vorrebbe dire praticamente prendere il segnale il venerdì sera stesso, ok? Un conto mi metto il giovedì alle 22:30 per cliccare per prenderlo di venerdì, ma il venerdì non posso mettermi lì per prenderlo poi alle 23 di venerdì sera, no? Ovviamente lo prendo e andrò over week il sabato e la domenica, allora eviterò, quindi sarò presente dalla domenica al giovedì. E quindi impareremo sempre di più a fare tutto il giro. Poi vi farò avere, adesso in settimana parlo col programmatore, vi farò avere un programma dove io gli ho già parlato, però con un messaggino su WhatsApp, quindi ancora ci dobbiamo confrontare. Però noi avremo tutti gli strumenti, io me lo visualizzo così, gli ho detto così. Poi a grandi linee avremo long short, e man mano che farò l'analisi noi metteremo una spunta su long, sullo strumento 1, strumento 2 long, strumento 3 short, se sul 4 non mettiamo niente rimarrà flat, e poi alla fine un tastino, insomma, dove pigiandolo la macchina riceverà l'ordine di mettere in simultanea anche 5-6 operazioni, perché farlo a mano è un casino. Ed è un casino perché tendenzialmente, anche perché questa settimana che è iniziata adesso con i tre moschettieri rifaremo un attimino il punto della situazione, anche nell'altro dietro le quinte farò un punto della situazione con il mio amico ingegnere che lavora in multicharts eccetera eccetera, e quindi lavora in multicharts nel senso lavora sulla piattaforma e non nella società che fornisce la multicharts. Però sviluppa, programma, elabora in multicharts, si è incuriosito da questa cosa qui, quindi la esploreremo insieme e ne verranno fuori delle belle. L'importante per me è mettere la tendenza da qui a fine anno, perché questo è un lavoro che secondo me vorrei consolidare nel 2018. Bene, e quindi avendo più strumenti noi spunteremo, e questo programmino ve lo faccio avere, ogni domenica sera lo passerò il link eccetera, una volta cliccati lì cliccheremo con un unico tasto e avremo gli ordini. Poi per chiuderli non sarà il problema, perché tanto clicchi sulle X quando hai eseguiti, fai in fretta. Quello che è stressante è mettere i livelli di prezzo, anche perché dopo vi faccio vedere qualcosa, e quindi questo è un fatto. Detto questo, prima di partire vi rimando a due pagine, la 47, fine pagina 47 e inizio pagina 48 per chi ce l'ha, del libro di Larry Williams, quello che io dico il libro giallo, ok? Bene, e vi invito a leggerlo, no? E sostanzialmente lui racconta che ogni anno dava come dire, opportunità a due trader di diciamo così, mangiare con lui, no? Per dire, di stare con lui insieme una giornata intera, perché lui sfidava queste due persone sostanzialmente a fare un entra ed esci nel mercato, no? Per poi capire e dimostrare anche a loro che la cosa forse migliore da fare, e poi qui apro un attimino una parentesi, sia quella di tenere un'operazione nel bene o nel male fino alla chiusura, ok? E di questo
Oltre a questo, poi adesso lo esploriamo un attimo da qui al prossimo 15 minuti, e a questo voglio aggiungere un'altra cosa, un po' come dire, la fortuna di essere dall'altra parte, nel senso che non sono un istituzionale, però voi siete in tanti e quindi io vi leggo, vi ascolto, ci si confronta e quindi sono dall'altra parte, no? Di un gruppo, per cui non ho solo il mio punto di vista, ma ho anche il vostro, e siete in tanti, per cui ho tanti punti di vista. E quindi io non sono nessuno, però vi leggo i vostri punti di vista, ok? Perché se noi magari non abbiamo mai avuto il punto di vista di altre persone, probabilmente quello che abbiamo è l'unico per noi e forse quello più corretto. Allora qui voglio proprio far nascere un po' di confronto e delle discussioni costruttive, propositive per tutti. Allora, il discorso è questo. Chiedimelo domani, Guido, in Trading Room, che ve lo passo anche. Ok? Se me lo ricordi te lo segni, così sei già a posto. Perfetto. Allora, il discorso è questo, no? Adesso, chiaramente... Allora, il discorso è questo. Adesso con i tre moschettieri facciamo i test a mano. Perché non posso... partire solo con un'idea senza neanche averla un po' verificata e andare dalla persona che vi dicevo prima e da un'altra ancora perché abbiamo già poco tempo e dobbiamo indirizzarci, no, bene come energie, e quindi quelle persone lì di un altro mio dietro le quinte mi calcolano, diciamola così, se gli porto già qualcosa che gli può incuriosire. Una volta che noi, e li ho già incuriositi, per cui siamo già a posto, sto parlando di tre moschettieri, però è bene anche studiare le tecniche per poi vedere dal di dentro bene, bene come si possa imparare, è sempre un nuovo modo magari per fare trading o ci vengano nuove idee, no? Da abbinare per esempio anche i cicli, ma anche altre robe. Però una volta che poi l'idea sarà programmata, allora lì ne verranno fuori delle belle. Cosa voglio dirvi? Che praticamente per adesso i primi test li abbiamo fatti entrando su un livello preciso e tenendo la posizione fino alla chiusura. Ok? Allora, io adesso vi apro un attimino il libro di Larry Williams, che trovate online, insomma lui non penso che abbia bisogno di vendere un libro in più o 500 in più o in meno, no? Quindi ve lo faccio vedere, purtroppo qui è un po' scritto piccolo, ma qua zoomiamo, però magari non è neanche fotocopiato benissimo, comunque l'ho trovato online. Allora, abbiamo detto prima, ecco, proviamo a dargli uno zoom ancora un po', ecco, così almeno vedo bene. Questa qua dovrebbe essere fine pagina 47. Allora, senza leggerlo tutto, andando al punto che secondo me è cruciale, la parola cruciale è questo, è questa frase qui. Voi ve lo leggete, no? Qua diceva appunto che per 35 anni ha invitato due volte in un anno, per 35 anni ha invitato, no, appunto, dei trader, e quindi ne ha visti 70, no? E comunque la cosa importante è questa: l'unica conclusione che mi sento di trarre è che non si può fare con un approccio sistematico. Di che cosa stava parlando? Dell'entra e esce a mercato, ok? Allora qui bisogna chiarire bene, perché non è che non si possa fare bene con un entra ed un esci e che non si possa imparare. Qui si è aperta sta piattaforma, non so perché. Allora, rimettiamo quella che era prima, questa qua. Non è che non si possa fare un entra esci in intraday, che non si possa insegnare, non si possa imparare, però sicuramente intanto è più difficile da insegnare a un gruppo, se si vuole avere anche quelle ambizioni ovviamente nella vita, e sicuramente è più difficile farlo in modo sistematico, ok? Allora, quello che invece può essere fattibile in sistematico è entrare su un livello, long o short che sia, e tenere la posizione fino alla chiusura. E qui
io ho già detto questa cosa in Trading Room la scorsa settimana e qui nascono i primi dubbi, no? Allora io sono di qui, no? Perché per qualcuno è normale la cosa che sto per dire, per qualcun altro no. E allora per chi insomma non è d'accordo, viene naturale scrivere: Fabri, ma io ho delle perplessità, ho dei timori a far così, eccetera eccetera, ho dei dubbi. Bene, allora lì poi le risposte ce le danno i test, no? Per qualcuno sarà naturale, però bisogna, secondo me, metterci, se vogliamo usare questa tecnica, fino a quando non verrà affrontato l'argomento in multicharts, cioè con dei test fatti in maniera sistematica, eccetera, che a mano non si possono fare, bisognerà accettare, quindi non è che stiamo partendo stasera, no? Bisognerà accettare di entrare su un livello, che dopo vi dico, e di tenere la posizione fino alla chiusura. Cosa vuol dire questo? Non avere uno stop loss, ok? Non avere uno stop loss di tempo. Di prezzo, scusatemi, non avere uno stop loss di prezzo, però averlo di tempo, perché noi, se avremo l'eseguito e terremo per 24 ore, vuol dire che dopo 24 ore usciremo. I test dicono che questa cosa ha un senso. Adesso non vi faccio vedere le equity che abbiamo già visto anche in Trading Room, che sembrano quasi finte. Sicuramente ci saranno degli errori, perché l'occhio umano tende a non voler vedere gli stop loss, eccetera eccetera, però a grandi linee la tecnica che potremmo poi usare, e ho già spiegato insomma, e la rispiegherò poi in Trading Room, regge bene a tenere fino alla close. Poi arriveranno delle situazioni tipo euro, NZD, stiamo studiando quello adesso. Vi faccio vedere una giornata dove allo stato attuale saremmo anche potuti entrare short, per farvi un esempio. Noi saremmo potuti anche entrare short qui sotto, in questa giornata. Questa cosa qui, io sono monotono, sono noioso, sono ripetitivo, e a volte, ragazzi e ragazze, mi chiedo anche il perché io lo sia, tra le altre cose. Nel senso, io mi ripeto volentieri, ok? Però sempre di più ci terrei a essere chiaro e a togliere un po' di illusioni dal trading. Cioè, attenzione, mi sono già spostato sul discorso sistematico, perché se noi vogliamo andare contro Larry Williams, ma lui stesso dice che qualcuno lo fa, un po' di swing in giornata, ok? Riesce a entrare long, qua shortava, qui longava, riesce. Però quello che si può fare in maniera sistematica, e che forse la maggior parte di gruppi che si creano ormai naturalmente su internet, o anche di persone, ma è più facile su internet, ne possano venire fuori bene e avere un approccio che sia replicabile da una macchina. Perché tutto ciò che non è estremamente replicabile da una macchina è molto personale. Allora il singolo può essere un fenomeno, però non ci possiamo pensare in termini di gruppi, a mio avviso, ok? Detto questo, il sistematico ci deve spostare, ragazzi e ragazze, che poi noi di questa roba qui se ne faccia un'EA, e quindi poi tutto ti faccia la macchina o lo faremo a mano. Bisogna spostarsi, secondo me, verso l'aspetto mentale del sistematico. Allora il sistematico, se tu gli dici entra short sotto questo minimo e tieni fino alla close e noi usciremo in close, allora noi entreremo short qui, vedremo che il prezzo ci sarà andato a favore di 70 pips, 80, che non è poca roba, però poi a fine giornata andremo a incassare un meno 270. Però se dai test anche un comportamento così negativo regge tra i più e meno, ok, allora questo va accettato, ragazzi e ragazze. Cioè, questo è per il 2018. Se voglio far trading in un certo modo, questo lo accetto. Poi è chiaro che se in multicharts andremo a trovare uno stop loss più adeguato di tempo o di prezzo, allora certamente ve lo dirò, perché il discorso problematico, ragazzi e ragazze, è questo, che noi qui stiamo parlando di fare un qualcosa di sistematico. Altre volte, oggi mi confrontavo, tra le altre cose, con una persona che magari qualcuno di voi conosce, puntini puntini, no? Allora, Fabri, ho visto, perché ho lanciato l'idea di studiare il currency screener sui grafici daily, no? Fabri, ho visto che tanti ingressi, con quello che hai detto tu, non so, vediamone uno, se ce n'è uno che va
ecco questo qua per esempio, no? Noi magari entriamo qui short, qui, e dopo poi vi dico perché. Bene, entrando short lì, Fabri, però vedi che questo minimo qui rispetto a quello che tu hai segnato è più basso di, faccio finta, 10 pips. Allora se io avessi messo un sell stop di 15 pips per esempio sotto al minimo di questa candela, io qui non sarei entrato, e così tante altre volte. Sì, però il problema qual è? È un altro, che se tu qui mi metti 15 pips sotto il minimo di 2 giorni prima, tu non lo metti solo in questo scenario qui, tu lo metti sistematicamente su tutti i segnali, sia quelli che vanno bene che quelli che vanno male. Quindi tu devi già pensare che tutti i segnali che sono andati bene, ok, a tutti quelli dovrai già togliere 15 pips. Quindi se tu con quel sistema lì farai 500 segnali per esempio, no, negli ultimi 6 anni, tu devi già fare 500 per 15, e quello è già tutto il passivo, ok? Quindi sono così sicuro che sia meglio evitare degli stop loss, però sistematicamente partire, per così dire, con un handicap di 15 punti, di 15 pips? E la risposta ovviamente ce la danno i test. Allora da qui vi dico già che appena avremo il codice in multicharts faremo quello che ad esempio è un lavoro, secondo me, di filtraggio migliore che non questo, perché questo qua sistematicamente, ok? 15 sono tanti, tolti sistematicamente. Ricordatevi da stasera in avanti il sistematicamente, ok? E quello è il problema, perché quando noi andiamo a fare sistematicamente una cosa, trovare la quadra giusta non è facile, e quindi bisogna fare un bel po' di accettazioni. Questo ve lo dico perché io poi tra qualche settimana, ok? Quindi magari non domenica ancora, perché magari non ho ancora neanche il programma, ma tra due domeniche avrò il programma e comincio a dare dei segnali, ok? Allora, se io darò segnale, non voglio in senso buono poi, che ne so, Fabri, ma ti seguo, mi fa piacere, eccetera, mi piace, però siamo entrati qui short, cavolo, è andato a più 80 pips, e poi a seguire la chiusura ho perso 300 pips. Sì, ma non te l'ho detto dopo, te l'ho detto già da stasera, per tra due o tre domeniche che poi si partirà. Ovviamente in trading room partirò prima, magari, no? Per dire, però a grandi linee i tempi potrebbero essere anche quelli. Quindi è importante questo. Allora, una cosa più intelligente, statisticamente parlando, non è se io ho il massimo del giorno prima. Allora, facciamo una candela così. Anzi, facciamo una candela così, no? Che questa qua ci invoglia ad entrare long sopra questo massimo. Quante candele vengono, questa qui per esempio chiude qui, quella dopo apre qui, quante candele rompono di poco e poi crollano? Allora noi, ovvero il popolo del trading, dice: ma io gli metto uno spazio là sopra, e loro ti vanno a fare quella quantità dove tu per salvarti gli devi mettere poi una certa quantità, che se in maniera sistematica vai a mettere su tutti questi che io chiamo martelli, tu parti con un handicap che già ti taglia fuori, e quindi loro già ti hanno fregato, ok? Benissimo, con le false rotture. Perché dico loro ti hanno fregato? Non è che ce l'abbiano con noi, però sempre di più si sono e si stanno divulgando gli HFT. Quindi questo è anche un altro punto da affrontare. Noi dobbiamo tirarci fuori dalle dinamiche degli HFT, che fanno che cosa? Che fanno sì che si concretizzi che cosa, purtroppo per noi? Che tante volte noi, in una giornata come questa, per esempio, se noi si innesca lo short qui sotto, no? E magari si innesca uno stop reverse anche qui sopra, su un grafico daily sembra una figata, perché tu dici: sono entrato short qui, purtroppo non è andato abbastanza giù, o comunque per poco tempo, poi è andato su e io entro in reverse qui, e tenendo fino alla chiusura mi sono salvato. Ma se voi andate a vedere qui dentro, a causa sempre di più delle dinamiche HFT, ok, succede che cosa? Che fanno queste cose qui. Allora praticamente io, perché già sono andato a vedere, ma non adesso, con altre tecniche, purtroppo tu metti un livello qua, metti un livello qui per dire, cosa succede in questo pezzo qui? Succede che se io queste due linee qui, una sopra e una sotto,
le disegno qui sopra, così un po' più distanti, succede che tu fai il primo ingresso short, poi lui magari è andato giù perché è andato fino a questo minimo, poi è andato su, avrà fatto un po' di eccetera, poi ti rompe qui e tu qui vai long. Perché? Perché guardando il grafico giornaliero naturalmente dici vado long qui e con gli occhi ti proietti qui. Il problema è che tu vai long qui, però se tu vai long lì, probabilmente se metti un altro stop loss a volte anche sotto questo minimo o a volte di nuovo sotto il minimo iniziale, poi tanto le tecniche le conoscono, ok? Ti capita che si inneschi il long, magari se tu hai qui di nuovo il reverse si rinnesca lo short, ti va di nuovo un po' giù, si rigira long, poi magari parte, oppure ancora un'altra volta prima di poi partire, come poi ha fatto questa candela. Morale della favola, a chiudergli troppo la strada, rischi che a fine giornata perdi molti più soldi di non quanti ne perdi se tu semplicemente entri qui e tieni fino alla chiusura. Primo punto, che dà ragione a Larry Williams. Seconda cosa, anche se queste candelone qui lunghe, adesso si è spostato, che qui è aperto, sì, è aperto adesso e quindi c'è lo scorrimento, vabbè, comunque, togliamolo un attimo, eccolo qua. Seconda cosa, se tu entri in reverse long qui, probabilmente, no? Sei portato a pararti il di dietro e andare a recuperare lo stop loss o poco di più, eccetera eccetera, e anche solo se in un anno ci saranno due o tre candeloni grossi, ok? Però se tu sarai dentro quei due o tre candeloni grossi, gli darai un take profit che non sia, secondo me, su questa tecnica daily almeno di 500 pips, ti tiri fuori da quei due o tre episodi annuali che in genere ci sono, stiamo riscontrando questo. Okay? Ti tiri fuori da quei due o tre episodi annuali e quei due o tre episodi sono magari di 300 pips, okay? Quindi stiamo parlando di lasciare a leva 1 sostanzialmente un 6-8% al mercato, non sfruttandolo a dovere. Quindi, ritornando a noi, cominciamo a pensare di rimanere dentro fino alla chiusura. Quindi l'idea sarebbe, ovviamente per la trading room poi, però anche qui, ripeto, da qui fino alla fine dell'anno, la domenica sera sarà aperta a tutti, passerò dei segnali, adesso avremmo cliccato nei vari punti, poi il super bottone che ci metteva gli ordini dentro la nostra piattaforma in attesa che poi vengano presi, poi domani sera, quindi adesso è ancora domenica, poi tra un po' inizia lunedì sera, chi avrà aperto gli ordini la domenica sera cliccherà o su un tasto opposto che gliele chiude tutti, oppure chiuderà su tutte le X degli eseguiti che ha aperti, ok? E per venirne fuori meglio dalle false rotture tipo questa, ad esempio, non è la cosa più intelligente mettere un buffer o un isteresi. Si usa di più la parola buffer, però probabilmente potrebbe essere più corretto isteresi, ma diciamo un filtro di breakout, cioè non entrare un pip sotto quel minimo ma entraci 15 sotto. Però se ci entro 15 sotto lo faccio ogni volta, allora è molto meglio mettere una fascia oraria, ok? Questo però non lo possiamo fare a mano, allora lì vi chiedo di aspettare un attimino perché dovremo farlo in multicharts, ok? Quindi spesse volte dei breakout tipo anche magari questo che vi dicevo qua falso o anche questo, la maggior parte delle volte, non sempre, avvengono in orari in cui è più facile manovrare la situazione qui, sia con gli HFT, sia con ancora un'altra tecnica, ok? Allora, la macchina statisticamente ti becca gli HFT nei test o un'altra cosa che usano, ok? Per fare queste spikettine qui. Te le becca perché sistematicamente cosa facciamo noi? Facciamo tutti i segnali nelle 24 ore e poi dall'1 alle 23 sostanzialmente andiamo a vedere quali sono le fasce orarie dove se entrano i segnali sono le migliori statisticamente parlando, ok? E alcune vengono fuori per logica, perché se io vi dirò entriamo long, che ne so, prendiamo la giornata di oggi qui, che ne so, io vi dico entriamo long, faccio finta perché qua il segnale
è al contrario, tra le altre cose. Però entriamolo anche qui sopra, no? Per oggi. È chiaro che adesso schiacciamo il tasto, mettiamo il long. Però se questo ordine qui non me lo prende domani entro le 16, poi va tolto. Perché si rischia di più che se te lo prende alle 17, 18, 19, eccetera, non abbia più ormai da darti, salvo quelle sere dove ci sono degli eventi macro, cose del genere. Ok? Quindi ricordatevi, meglio una fascia oraria che non un compro più in alto o vendo più in basso. Perché quel più in alto o più in basso, sistematicamente su ogni trade è un costo di 10-15 pips. Ok? Per esempio. Invece la fascia oraria è una cosa più interessante. Quindi un po' di cose ve l'ho dette, poi nei prossimi giorni andremo avanti, nel dietro le quinte, andremo avanti in trading room, eccetera, eccetera. A grandi linee, l'ultima cosa che vi dico questa sera, poi ripeto, un po' mi ripeterò, vi aggiornerò e vi inviterò anche a magari essere propositivi e a vedere se mi proporrete qualcosa con delle mail, con delle immagini, eccetera, eccetera. Ringrazio peraltro chi già ha scritto qualcosa, eccetera, eccetera. Allora, a grandi linee, io penso di potervi dire questo. A me sembra, statisticamente parlando, che decidano, ve la metto così per adesso, decidano il lunedì e poi la decisione del lunedì venga concretizzata non il martedì, bensì il mercoledì, oppure decidono di martedì e la decisione di martedì si concretizza il giovedì, oppure decidono di mercoledì se andare su o giù e la decisione la concretizzano il venerdì, oppure decidono il giovedì se andare long o short e la decisione la concretizzano il lunedì. Cioè, che cosa sto dicendovi? Sostanzialmente alle persone che sono qui presenti di andare ad esplorare i grafici con o senza indicatori eccetera su questa cosa che vi ho detto, cioè memorizzate tre candele, ok? Se la candela 3 è quella di oggi che ha appena aperto, quella diciamo di ieri, no? Che sarebbe quella di venerdì in questo caso, comunque sul grafico la candela prima e la candela 2 e quella prima ancora è la candela 1, ok? Quindi io quello che sto notando, e ve lo dico più che volentieri, è questo, che probabilmente, adesso partendo da distante un attimo, poi io ci metto una lettura qui, diciamo, per così dire, dei flussi monetari, ok? Per cercare di capire ancora meglio. Però a grandi linee fatevi incuriosire da questo ritmo. Nella candela 1 decido, nella candela 2 cerco di non farmi beccare, ok? Molte volte farò il contrario della candela 1 e poi nella candela 3 allora andrò a concretizzare quello che è successo nella 1, ok? Poi di questo, per chi gradirà, ne parliamo meglio domani, martedì, comunque in trading room in un momento di tranquillità. Però ragionate su questo discorso, per cui i segnali, diciamo così, i livelli, i trigger di ingresso saranno molto di più sulla candela 1, dove quella l'ultima prima di quella attuale è la 2 e questa qua attuale è la 3, ok? Bene, io direi che per stasera possa bastare. Allora, come poi andremo avanti? Euro GBP, io oggi dovrei ragionare sulla candela questa qua. Quindi a grandi linee, adesso ripeto, pian pianino vi voglio incuriosire, quindi su questo qua sono qui ragionando sulla candela 1, ho un livello lassù, potrei avere un livello qui, però sono distanti, lascio perdere un attimo, soprattutto questo qua su, quindi qua non ci sarebbero segnali. Euro yen, vedrete che l'analisi sarà molto molto rapida. Euro yen ad esempio mi incuriosirà avere un segnale short sotto questo massimo, ok? Quindi sotto questo massimo short, attenzione, se domani seguite questi livelli eccetera, cioè non ho ancora parlato di come dire sistema definitivo, diciamola così, ok? Quindi questo potrebbe incuriosirmi, potrebbe altresì ovviamente incuriosirmi anche il minimo, questo qua,
Quindi soprattutto concentratevi, insomma, per adesso vi dico, provate a mettere il vostro focus su 2 giorni prima, sostanzialmente. Euro-NZD, ad esempio, Euro-NZD, potrei dirvi di farvi incuriosire da uno short sotto il minimo di 2 giorni fa. Questa qua. Sotto la 1, ok? Per adesso. Poi vedremo l'evolversi anche grazie ad ulteriori test. Questo qua vi direi che secondo me EuroCAD potrebbe essere vendibile anch'esso sotto il minimo qui. EuroAUD potrebbe essere invece comprabile sopra il massimo di giovedì. Quindi qua ad esempio noi avremo già l'ordine e potrebbe non mancare molto, ok, all'eseguito. Qualora arrivasse l'eseguito, per adesso l'indicazione, se però troviamo qualcosa di meglio, bene, vi voglio poi lanciare la sfida che ho lanciato in Trading Room a migliorare il fatto degli ingressi che poi faremo, mettendogli uno stop loss di prezzo, un target di prezzo rispetto a tenere fino alla close. Però se voi metterete dei livelli di prezzo di stop, ecco, vedremo se si migliorerà. Diciamo che a livello umano è difficile, secondo me. A livello di macchina, la macchina farà tutti gli incroci, quindi se ci sarà qualcosa di evidente ve lo dirò, ok? Bene, quindi questo potrebbe essere un primo segnale long, ok? E poi si finirà con l'ultimo euro, che è l'euro dollaro, e l'euro dollaro invece, ad esempio, lo shorterei sotto il minimo di giovedì, ok? Quindi questo è un primo giro, un primo punto di vista, ripeto a tutti, io sto cercando per me stesso di mettere la tendenza. Chi gradisce qui, magari vi rilassa ascoltarmi un attimo, magari vi dico qualcosa che vi può stuzzicare o piacere, quindi lo faccio più che volentieri, però ripeto, lo sto facendo per mettere la tendenza, perché non ce l'ho a parlare in Trading Room a quest'ora. Poi posso anche essere sveglio per altri motivi, però, eccetera, ok? Quindi questo sarebbe un primo giro. Allora, no, vabbè, delle correlazioni magari parleremo poi. E quindi, ripeto, Euro-GBP niente. Euro-Yen potrebbe essere interessante. No, Euro-Yen ho sbagliato. Euro-Yen ho sbagliato. Euro-Yen diciamo che potrebbe essere interessante da comprare sia sopra il massimo di venerdì, anche se poi parlando di candele lunghe, corte, non è tanto forse la scelta migliore, si potrebbe comprare in break-in qui, cioè sul test di questo massimo qui. Se viene qui potrebbe essere interessante, ok? Quindi ho sbagliato, ripeto, devo abituarmi a fare l'analisi a quest'ora. Questo qua invece confermo lo short dove l'ho messo, EuroCAD lo short qui sotto a questa candela qui, di nuovo ho sbagliato. Ecco qui invece, avete pazienza, sto facendo le prove tecniche, ecco qui saremmo long adesso, ok? Perché in realtà oggi avrei messo un long qui sopra. Però in realtà ce lo metterà la macchina, perché avrei messo la spunta long su EuroCAD e su EuroCAD ci avrebbe messo la macchina un buy in stop sopra questo massimo. È chiaro che se aprirà troppo a ridosso la nostra MetaTrader, il nostro broker non accetterà quel long, lì lo mettiamo poi a mano, insomma. Quindi devo poi fare anche delle prove con questo codice che comunque, come vi ho detto, offrirò qui la domenica sera a chi ci sarà. Quindi questo potrebbe essere un primo segnale. Entrato questo segnale allo stato attuale, salvo varie ed eventuali eccetera, questo è un segnale da tenere fino alla close. Finito, c'è niente da fare, ok? Fabri però è andato su di 100 pips e poi è crollato di meno 300. Queste frasi qui non è che non le voglia sentire, ve lo dica con un tono come per dire mi hai rotto le scatole, basta, non mi dire questa frase. No, io a queste frasi risponderò: ok, prova a fare dei test sui segnali che prenderai come studio da adesso in avanti e prova a metterci mano. Se me lo migliorerai, ben che venga, però è difficile a mano. La macchina vedremo cosa dirà, ok? Poi EuroAUD, confermo il long che potrebbe entrare anche qui. Parliamone velocissimamente, perché
Euro AUD potrebbe entrare long, Euro CAD è già entrato long, potrebbe entrare un altro long. Fabri, ma sono correlati, no? Sono tutti euro contro. Se l'euro è forte sale questo, sale l'altro, ma se domani l'euro crolla, questo crolla e questo crolla. Bene, io la ragiono diversamente. Se io alla sera sugli euro avrò un segnale, entrerò a leva 1. Se io avrò due segnali, farò leva mezza e leva mezza. Se io avrò quattro segnali, farò un quarto, un quarto, un quarto e un quarto, in maniera tale che, se è vero che se domani l'euro è forte salgono tutti i 4 euro contro le altre 4 monete, allora io vado bene. E come quando sostanzialmente con un segnale solo andrò in guadagno. Se invece domani crollano tutti gli euro, allora su questi 4 probabilmente magari perdo anche su tutti e 4, ma perdo sempre come se avessi aperto solo un segnale, quindi non c'è problema, ok? Non c'è problema. Anzi, secondo me c'è il vantaggio che magari se domani crolla l'euro e ho 4 segnali long a favore dell'euro, magari domani una delle altre delle monete che stanno al denominatore è ancora più debole dell'euro e quindi magari su una mi salvo, magari addirittura guadagno e quindi fraziono il rischio. Quindi anche questo è un argomento per me quasi chiuso, non mi interessa che dove entrerò avrò altri strumenti direttamente correlati, perché agirò sul volume d'ingresso. E quindi questo è quanto. Poi vengo qui, euro, profilo dopo dollaro. E quindi adesso finisco questo giro, poi dopo ovviamente vi saluto e mi sono un po' già allenato. Ed è già la seconda domenica di mia presenza, se non ricordo male. Allora qui io direi che si potrebbe... Ecco, qua ad esempio, se avesse aperto dove ha chiuso venerdì, allora avrei messo un long sopra questo massimo. Invece, aprendoci già lì, lascerei perdere. Avesse aperto anche poco sotto, era un long in stop, va in stop qui, quindi questo qua lo lascio perdere. Però iniziamo a ragionare sul giorno 1, dove giorno 1 è questo, questo è il giorno 2, no, pardon, scusatemi, questo è il giorno 1, questo è il giorno 2 e questo è il giorno 3. Quindi io qui onestamente vediamo un attimo, qui io niente, qua non ci vedo niente, cioè ci vedo delle robe ma per ora passiamo. Dollaro CAD, ecco, dollaro CAD è un bel selling stop sotto il minimo della candela 1. Un bel selling stop sotto il minimo della candela 1 a mio avviso sarebbe interessante. Poi AUD USD per me è un buy in stop sopra il massimo della candela 1. Tutte queste operazioni con l'idea di ripeto, fino alla close, ok? GBP dollaro non si può tradare, stavo dicendo intradabile, nel senso che non è da tradare perché questa è la candela 1, questa è la 2 e la 3 non andrà a interagire o difficilmente lo farà con questo livello o con questo. Quindi avendo 21 strumenti avremo modo di selezionare solo quelli che più ci piaceranno. Poi yen, allora questo qua ad esempio è uno short qui sotto, mi piace. Audi yen, CAD yen è uno short qui sotto, NZD yen è uno short qui sotto, ma vediamo se è. E GBP yen, che GBP yen è troppo distante, lascerei perdere. Poi dopo gli yen mi hanno detto che ci sono i GBP,
GBP qui lasciamo perdere, GBP questo qua. Ecco, questo qua, ad esempio, avesse aperto la candela 3 sotto il minimo della candela 1, però se ci ha aperto, questo saremmo già long. Vediamo, qui ha chiuso, ha fatto il massimo a 16,9, qui ha aperto a 19,1, quindi ha aperto sopra. Allora queste qua le lascio perdere. Avesse aperto sotto, sarei entrato. GBP AUD, troppo distante. Dopo il GBP, cosa abbiamo detto? Che abbiamo gli AUD. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Sull'AUD, short qui sotto. E invece sull'AUD contro NZD, questo qua. Long, però sopra al massimo là, è distante. E poi rimane l'ultimo, NZD CAD. Solo soletto, anche qui short qui sotto. Quindi è così, è un'idea per adesso, è un po' una rappresentazione di quello che avverrà poi tutte le sere da parte mia. Quindi fare un giro su questi 21 strumenti, mettere un livello, su quel livello lì poi per adesso ragionarci come vi ho detto. Ok? Va bene, questo è quanto ragazzi e ragazze, mi fermerei qui. Qui c'è questa piattaforma che si è aperta, ma non sappiamo bene il perché. E qui c'è la trading room classica, dove, ripeto, l'indicatore è qui in basso, chiaramente qui è completo di tutte le monete. E niente, quindi ragazzi e ragazze, adesso vi dico appunto il tempo di finire un po' con i tre moschettieri, per chi già li conosce. Per chi non li conosce, sono tre ragazzi che hanno fatto il corso sui cicli, hanno studiato i cicli, li hanno cuciti alla loro persona, facendo delle modifiche, e niente, da una settimana, se non sbaglio, sono entrati a far parte della mia trading room, per cui mi aiutano sia nel dietro le quinte facendo test che passando dei segnali. Più o meno la settimana passano 5, 6, 7, 8, 10 segnali, e voglio aggiungere questi nella lista dei segnali, e poi ci sono un po' quelle che sono un po' più i punti di vista intraday, non dico di scalping, però è proprio quello che Larry Williams va a codificare come un entra esce in giornata, dove non necessariamente, come dire, è replicabile, fattibile da tutti, ma non perché uno sia più furbo e l'altro meno, semplicemente perché comunque è stressante, devi essere lì, e io stesso sono il primo a dire. Cerco anche di trasmettervi tecniche super intraday, ma fate le vostre e poi tradatevele da soli in massima concentrazione, non come ci prova a far Fabio, ci provo a fare io che sono la stessa persona, con telecronaca, voce alta, con insomma tanto stress e tensione, ok? E quindi necessità anche qui di sempre di più andare a guardare un po' più in largo. Per venire anche fuori, tenermi fuori dalle dinamiche degli HFT, che sempre di più si stanno divulgando, e niente, questo è quanto ragazzi e ragazze. Sì, va bene, ok, grazie Andrea, va bene, quindi questo è quanto ragazzi e ragazze. E niente, io adesso vi saluto, buona serata, buonanotte, buona continuazione, buon tutto. Per chi è in trading room, domani ripartiamo alle ore 9. Per chi non lo sa, la trading room quando apre poi in genere alle 8 e mezza barra a volte alle 9, rimane aperta 24 ore al giorno, quindi quando poi io smetto di parlare e i tre moschettieri smettono di parlare, ovviamente il link di GoToWebinar, scusatemi, rimane attivo come rimarrà adesso, per cui se volete curiosare, no, rimane lì, ci sono varie situazioni, eccetera, eccetera. Va bene, grazie a voi ragazzi e ragazze, salvo qui e via. Vi aspetto.